Siamo con il professore Luigi Valenzano, specialista in dermatologia e venerologia, già primario del reparto di dermatologia dell'Istituto San Gallicano di Roma. Professore, innanzitutto grazie per aver accettato di partecipare a Panacea. E siamo qui con il professore per parlare della sindrome, di immunodeficienza acquisita, nota come AIDS. Professore, ci può già percorrere velocemente le tappe che hanno portato alla scoperta di questa patologia? Allora, questa malattia che forse era già presente in qualche distretto di paesi africani, ma di cui la scienza non aveva ancora avuto certezza, è poi esplosa all'attenzione del mondo scientifico nei primi anni 80 dello scorso secolo, iniziando da alcune grandi città degli Stati Uniti, soprattutto San Francisco e Los Angeles, dove in comunità di omosessuali erano comparse delle manifestazioni cutanee tipo l'herpes zoster, il morbo di Kaposi, che erano altrimenti inspiegabili. Dallo studio di questi casi si è arrivati alla conclusione che l'agente eziologico responsabile fosse, come in realtà è, un retrovirus che è l'HIV. Questa infezione d'HIV, penetrando nell'organismo, si rende responsabile di una serie di disturbi che possono, aggravandosi, portare alla sindrome da immunodeficienza acquisita, ovvero AIDS, altrimenti detto anche SIDA. La malattia è iniziata in soggetti a rischio, in gruppi a rischio, per poi diventare sempre più diffusa anche in età giovanile o in età avanzata, ed oggi considerata una malattia di tutti e come tale va considerata e soprattutto prevenuta. E a proposito di prevenzione, ci può dire quali sono le vie di trasmissione dell'AIDS? O meglio, del virus HIV? Teoricamente il virus può penetrare attraverso tutte le strade, sia mucose sia cutanee, ma quelle all'inizio sono state soprattutto la via ematica, cioè le trasfusioni, sia a scopo terapeutico, ma soprattutto nella comunità tossicodipendente, dove la trasmissione del virus era appunto imputabile alle punture infette. Col passare degli anni però ha rivelato la sua vera natura, che è quella di malattia sessualmente trasmissibile, in quanto sono soprattutto le secrezioni sia femminili sia maschili genitali che sono la via più importante e frequente di contagio di questa malattia. Professore, si può essere affetti dall'HIV e non avere l'AIDS? Certamente, perché l'HIV è responsabile e abbiamo dapprima un'infezione da HIV, a cui poi, se non si interviene con terapie adeguate, può sopraggiungere un coinvolgimento grave del sistema immunitario, che appunto è la sindrome da immunodeficienza acquisita. E quindi come si fa a sapere di avere l'HIV? Esiste un test diagnostico? Certamente esiste, però già un buon clinico con l'anamnesi al momento della visita e con la visita stessa può individuare sulla cute del soggetto e sulle sue mucose i primi segni di questa malattia. E questa corrisponde all'infezione primaria, che può durare anche alcuni mesi, a cui poi segue una disseminazione in tutto l'organismo, con soprattutto coinvolgimento del sistema immunitario e quindi con il formarsi della sindrome da immunodeficienza acquisita. Benissimo, e a proposito del test diagnostico, ascoltiamo cosa ci dice il laboratorio analisi inglese. L'AIDS è la malattia da immunodeficienza acquisita associata all'infezione del virus dell'HIV.
la definizione della malattia prevede la ricerca chiaramente del virus nell'organismo del soggetto e questo virus potrà essere presente nel sangue del paziente, nel liquido cefalorachidiano e quindi il liquido che protegge il cervello e quindi il midollo spinale, ma anche nel liquido seminale. È possibile quindi rintracciare il virus stesso all'interno dell'organismo. Abbiamo la possibilità anche di individuare quelli che sono degli antigeni e quindi delle proteine che sono presenti sulla struttura del virus stesso, oppure è possibile andare a rintracciare degli anticorpi che si formano nei confronti del virus. Gli anticorpi vengono a non distruggere il virus, quindi non proteggerci da quella che è l'infezione stessa, ma è possibile dosarli e quindi proprio loro ci porteranno alla diagnosi. La ricerca quindi di questi anticorpi prevede però un cosiddetto periodo finestra, un periodo durante il quale cioè non saranno presenti e quindi ci sarà la negatività del test. Dopo quindi un mese, nella quasi totalità dei soggetti però abbiamo la positività, casomai chiaramente ci fosse stata l'infezione, oppure se questo test è dubbio, lo possiamo ripetere praticamente dopo 3 mesi. Ultimamente, però, negli ultimi periodi è possibile utilizzare dei test più specifici e più sensibili nei primi tempi, quali per esempio il combo test, che abbiamo detto viene a identificare quelli che sono gli antigeni di membrana, quindi delle piccole proteine come anche il P24, che quindi ci consente più precocemente una diagnosi. Quindi la PCR è una delle tecniche più innovative e più utili per la definizione di questa infezione e addirittura ci consente la diagnosi della malattia anche quando ci sono poche copie virali in circolo. Professore, ritorniamo, ci può fare una breve panoramica sulle manifestazioni cutanee dell'AIDS? Le prime manifestazioni che compaiono fanno parte della sindrome primaria o primo complesso primario. L'infezione acuta da HIV si manifesta con una serie di disturbi cutanei in un contesto di malessere, facile stanchezza, talvolta anche lievi febbricole, sudorazioni profuse, ma soprattutto nella presenza di ulcere, soprattutto a livello orale e genitale, piccole ulcere aftoidi che sembrano afte e che tendono addirittura a risolvere spontaneamente, e delle eruzioni cutanee, per lo più rosoliformi o morbilliformi, quindi che potrebbero essere scambiate con rosolia e morbillo, e che sono asintomatiche, cioè non pruriginose, diffuse a tutto l'organismo e che possono anche queste essere autorisolventi, cioè sparire da sole. Per questo motivo molte volte il paziente, se non è una persona particolarmente curosa, non si fa visitare e quindi il complesso primario passa inosservato. Naturalmente, man mano che la malattia progredisce e quindi man mano che si instaura l'immunodeficienza, il soggetto va incontro a tutta una serie di patologie dette infezioni opportunistiche, perché si tratta di praticamente tutte le malattie infettive cutanee che possono comparire in questa situazione, molto amplificate, molto vistose, per lo più resistenti alle solite terapie e con dei decorsi anomali. Quindi praticamente c'è tutta una serie di malattie cutanee che compaiono caratteristicamente a secondo del maggior grado di coinvolgimento del sistema immunitario. Arriviamo all'ultimo punto, che è quello della terapia. In questi ultimi anni la mortalità per AIDS si è notevolmente abbassata. Professore, ci può spiegare perché? Allora, all'inizio sembrava trattarsi di una malattia incurabile e da questo era nata una vera e propria psicosi collettiva. I primi tentativi con farmaci tipo azitromicina avevano portato ai miglioramenti, ma non portavano però a una risoluzione. La vera svolta è avvenuta quando David Oh, uno studioso giapponese che ha avuto il merito per primo di approntare
una serie di molecole chimiche che in associazione fra di loro hanno permesso di rallentare la malattia, in molti casi arrestarla, ma non di guarirla definitivamente. Per cui oggi la malattia permette, se il paziente si cura assiduamente, una vita quasi normale, però non la guarigione. E in questo senso la comunità scientifica continua a studiare, a ricercare nuove molecole per rendere la terapia sempre più efficace, e addirittura si pensa alla possibilità, che per ora però è molto remota, di trovare un vaccino che possa risolvere definitivamente questa malattia. Ma questo è un auspicio e non una realtà. Quindi in effetti anche nonostante ci sia una terapia efficace, la malattia è ancora presente. Perché? E questo spiega perché la malattia, pur curata, non può almeno per ora essere eradicata. Da una parte per questi limiti che abbiamo detto di una terapia ottimale ma non definitiva, e dall'altra perché purtroppo, al contrario, l'ottimismo che queste nuove terapie antiretrovirali hanno suscitato nella popolazione ha fatto sì che siano stati ripresi comportamenti sessuali a rischio, e proprio questi hanno causato una ripresa della malattia o quantomeno un apporto di nuovi casi di persone che credono che questa malattia ormai non sia più un pericolo e non pensano che non valga la pena di farsi visitare per qualsiasi manifestazione sospetta. E d'altra parte anche per quelle che sono le fonti di informazioni, mass media eccetera, non se n'è più parlato, e questa è una lacuna, perché invece la malattia, pur ridotta nei termini e nella entità, però persiste e quindi ogni anno miete nuove vittime. Professore, è stato un onore averla come ospite e speriamo di rivederla presto a Panacea. Grazie mille. Grazie a voi.